Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Un paio di brevi riflessioni sulla lettura. Abbiamo sentito nella prima lettura il grave peccato di idolatria fatto da questi poveracci pagani di questi territori orientali, dove Paolo e Barnaba passavano evangelizzando. Paolo aveva fatto, non aveva fatto un miracolo, aveva, era stato strumento di Dio per operare un miracolo per una persona che aveva fede, aveva fatto alzare in piedi uno storpio dalla nascita, e cominciano addirittura aveva offrire un sacrificio. Vedete che i sacrifici si offrono agli dèi, e hanno dovuto faticare a fargli dare una calmata, ecco. Ricorrendo ad esempi classici, guardate che noi siamo mortali come voi. Allora noi dobbiamo fare sempre molta attenzione, perché è vero che il Signore ci manda tanti suoi uomini, ce ne sono stati tanti nel corso della storia, ma mai dobbiamo idolatrarli, mai. Non dobbiamo mai pensare che sono il Padre Eterno in terra, sono strumenti del Padre Eterno, e quindi, come dire, possiamo certamente nutrire riconoscenza nei loro confronti, anche, come dire, affetto nei loro confronti, ma solo appunto in quanto mediatori della grazia del Signore, a cui, come abbiamo detto poi nel Salmo, no? Il Salmo è sempre fatto con intelligenza: a te la gloria, Signore, nei secoli. D'accordo? Certamente poi il Signore, dopo la morte, permette che i suoi, come dire, servi siano glorificati sicuramente in paradiso e a volte anche in terra, ma la glorificazione dei santi, la cosiddetta gloria degli altari, è sempre glorificazione di Dio che ha operato così grandi cose in loro. E il Vangelo ci spiega perché. Perché Dio ha operato grandi cose in alcuni santi? Per un motivo molto semplice. Le prime tre versetti, le prime tre righe del Vangelo di oggi. Chi accoglie i comandamenti mi osserva, che questi mi ama. E poi Gesù spiega: chi mi ama osserva i miei comandamenti, e chi non mi ama non osserva la mia parola. Quindi l'amore di tutto è l'amore verso Gesù. L'amore verso Gesù muove l'anima a fare tutto quello che Gesù vuole, e quindi a diventare sempre più simile a Lui. L'amore verso Gesù, questo amore grande verso di Lui, cosa provoca in Dio? Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anche io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Cioè, questi diventano amici di Gesù. Sapete che molti santi sono stati anche destinatari, per esempio, il dono di fare miracoli, perché comunque certamente il miracolo lo fa il nostro Signore, no? Però essere adoperato come strumento per fare un miracolo sembra una cosa normale, no? È un onore che Gesù concede al suo servo, e non lo dà a tutti, lo dà a quelli che lo amano. Vedere Gesù la Madonna, tutti quanti vedono Gesù la Madonna? No. Sì, sì. Chi è che vede? Chi tanto li ama, generalmente, quasi sempre. Quindi le grazie particolari, ci sono tante grazie che il cielo c'è in serbo per noi, e che dipendono da come noi e da quanto noi amiamo Gesù e serviamo Gesù. Dice: ma io non lo amo abbastanza Gesù, come mai? Passo indietro, non sta scritto nel Vangelo di oggi, ma è presupposto: non lo amo perché non lo conosce abbastanza, e non lo conosce abbastanza sicuramente perché non ci dedichi sufficiente tempo. Eppure conoscere Gesù è la cosa in assoluto più importante e primaria. E capite, Gesù è chi coinvolge tutta la vita dell'uomo. Noi qui sulla terra, se staremo 70, 80, 90 anni qui, questa nostra cara città, conosco molte persone ultra novantenni, che Dio le benedica, 100 anni, cioè 100, ma se moneta tutti 110, ma 110 poi basta, d'accordo? Capite? Invece noi abbiamo un orizzonte, la vita eterna. Se tu passi la vita terrena, pensa soltanto alle cose della terra, qui hai campato molto molto male, d'accordo? E hai perso un sacco di felicità anticipata in questo mondo, e probabilmente anche meno ce l'avremo in cielo. Quindi nell'amore di Gesù è il segreto della santità, perché poi più ami Gesù, più ascolti la sua parola, la Chiesa insegna che ogni volta che tu fai un'opera buona hai una grazia superiore, diventi ancora più santo, è un cammino che non finisce mai. Ed è un cammino che riserva delle sorprese belle, perché poi il Signore, in maniere differenziate, con una grandissima fantasia, non manca di manifestarsi ai suoi amici, concedendo loro grazie grandi, sono veramente delle volte delle piccole anticipazioni del paradiso, che giustamente vengono date dal Signore a chi? A chi lo ama tanto, a chi lo serve tanto, a chi è capace di soffrire tanto per lui, come hanno fatto nel corso della storia i suoi amici. Siamo alla vigilia del mese di maggio, ecco.
Madonna è colei che ha tutto avuto dal Signore, ma perché? La Madonna c'è nessun altro pensiero nella sua vita, quello che riconosce di amare e servire come meglio poteva il suo Gesù, ecco perché così tanto ha avuto e anche così tanto ha dato, ecco, ed è in grado di prenderci per mano per accompagnarsi nel nostro cammino di crescita nella conoscenza, nell'amore e nel servizio al suo Regno Gesù. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.